sono sempre Victor Laszlo 88 e come tutte le cose belle anche Cinema Today stanno per volgere al termine. Infatti domani è l'8 febbraio, ovvero il secondo mercoledì del mese, e come si sa fin dall'inizio sarà l'ultimo giorno in cui ci saranno in sala i Cinema Today, ovvero l'offerta che permette di vedere un qualunque film in sala nei cinema convenzionati a soli 2 euro. Ci sono persone che si fanno scorpacciate di film, se ne guardano anche 2, 3, 4 in un giorno solo, spendendo una cifra irrisoria. Però non temete, io credo che l'iniziativa verrà riproposta in futuro, magari non nello stesso identico modo in cui la troviamo adesso, perché ricordiamoci che già i Cinema Today sono l'evoluzione della festa del cinema, ovvero dei giorni selezionati durante l'anno in cui si potevano vedere alcuni film a 3 euro. Certo, Cinema Today era un'offerta ancora più ghiotta, so che in tanti stanno iniziando a lamentarsi, però ragazzi, è da mesi ormai che si sapeva che febbraio sarebbe stato l'ultimo periodo in cui i Cinema Today sarebbero stati validi. E siccome questa chiusura dei Cinema Today capita in un periodo particolarmente fertile con tanti film da vedere in sala, ho pensato di realizzare la mia solita guida lampo, anche se con me la parola lampo è molto relativa, lo sapete, per informarvi sui film più interessanti da vedere sfruttandoli così al meglio. Dunque, iniziamo con 2 film usciti appena giovedì scorso, quindi da meno di una settimana, e che sicuramente in tanti ancora dovranno vedere. Uno è Smetto Quando Voglio, Masterclass di Sydney Sibilia, seguito di Smetto Quando Voglio del 2014, diretto sempre dallo stesso regista, ma infinitamente migliore rispetto al suo predecessore, perché Smetto Quando Voglio Masterclass è un film che cerca di innovare ancora una volta il panorama della commedia italiana riuscendoci, e inoltre Smetto Quando Voglio in generale è diventato una trilogia, per cui il terzo capitolo, Smetto Quando Voglio Ad Honorem, uscirà a fine autunno 2018 ed è stato già girato in contemporanea con questo secondo capitolo. Quindi Sibilia ha voluto realizzare una trilogia sul modello di Ritorno al Futuro, Matrix o Pirati dei Caraibi, ovvero con il primo capitolo in stand alone realizzato sperando che avesse successo, e la realizzazione dei 2 film successivi come se fossero un unico film spezzato in 2 parti, quindi tutti e 2 collegati al primo, ma fortemente più collegati tra di loro, con una trama che diventa intricatissima e il ritorno dei personaggi che avevamo amato nel primo film, più alcuni nuovi. Io sinceramente ho trovato incredibile la regia con momenti action che fanno quasi spavento e che in un film italiano mai si erano visti in maniera così massiccia, e la fotografia che è stata aggiustata sempre con la saturazione acida del giallo e del verde, ma in maniera più controllata. Quindi davvero Sibilia ha realizzato qualcosa di incredibile, mi raccomando, intasate le sale per questo Smetto Quando Voglio Masterclass, perché troverete una commedia divertentissima, non convenzionale, riderete come dei matti, vi emozionerete e la trama vi strapperà i peli del culo per quanto è bella, perché se il primo film si ispirava a Breaking Bad, questo si ispira per la base Breaking Bad, ma nello svolgimento ricorda molto di più Suicide Squad di David Ayer, ma realizzato come Dio comanda. Questo film si può tranquillamente paragonare a Suicide Squad, e se si pensa al budget enormemente differente tra i 2, perché questo è un budget ridicolo rispetto all'altro, è venuto fuori decisamente meglio. Quindi mi raccomando, supportiamo il buon cinema italiano e almeno in questi Cinema Today finali guardate in tantissimi Smetto Quando Voglio Masterclass, ma fatelo anche per voi, perché ne terrete sicuramente una grande soddisfazione. L'altro è La Battaglia di Ex-Origio di Mel Gibson, candidato a 6 Oscar, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore protagonista per la performance di Andrew Garfield, che è stato bravissimo. Ottimo film di guerra, la prima parte è introduttiva nei confronti del personaggio, di tutti i comprimari che sono molto interessanti, e la seconda invece è la rappresentazione della battaglia di Okinawa che si è tenuta nel posto che dagli americani viene chiamato Exo Ridge, e è un film estremamente violento dal punto di vista delle scene belli, che mi ha ricordato un po' Salvate il soldato Ryan, anche se quello è più bello, ma perché è un film anche un po' differente dal momento che si inizia con lo sbarco in Normandia e da lì non c'è più respiro. Qui invece abbiamo tutta una parte introduttiva in cui non siamo ancora in guerra, ed è la storia vera di Desmond Doss, il primo obiettore di coscienza a ricevere una medaglia al valore, per cui un film da guardare assolutamente, se non altro per recuperare uno dei film candidati agli Oscar di quest'anno. Ma vi assicuro che se siete un minimo appassionati al genere
non ve ne pentirete. Arrival di Denis Villeneuve, un film che sicuramente è ancora in molte sale e che, se ancora non avete visto, è il momento giusto per recuperarlo a soli 2 euro, dal momento che si tratta di un film di fantascienza molto particolare. Non è un film sull'invasione aliena ricco di esplosioni e tanta azione come Independence Day, perché questo non lo troverete in Arrival, ve lo posso assicurare. È invece un film che utilizza un approccio scientifico e realistico ad un ipotetico arrivo degli alieni sulla Terra, per cui è ricco di simboli, di svolte di trama molto interessanti. È un film che assolutamente va visto, anche perché è candidato a 8 Oscar. La cerimonia Academy Awards del 2017 sarà il prossimo 26 febbraio, quindi ormai manca poco. Quindi, se volete arrivare pronti, avendo visto uno dei film con più candidature, Arrival è sicuramente la pellicola che fa per voi, e poi a questo prezzo davvero è regalato. Un ottimo modo per sfruttare l'ultimo giorno di questa offerta sarebbe recuperare un film che ormai è diventato chiacchieratissimo e che, se all'inizio sembrava amato da tutti, da quando è uscito ho notato che ha diviso abbastanza in due il pubblico. Da una parte ci sono quelli che lo considerano un film straordinario, dall'altra quelli che invece sono rimasti abbastanza delusi. Sto parlando naturalmente di La La Land di Damien Chazelle, film candidato a ben 14 premi Oscar, di cui 2 in un'unica categoria, ovvero la miglior canzone per Audition e City of Stars. E secondo me, se non l'avete visto, beh, forse è il caso di guardarlo subito, tanto a questo prezzo davvero è un affarone, perché La La Land, nel bene o nel male, è un film che sicuramente vi lascerà qualcosa. Se vi piacerà, vi conquisterà l'anima; se non vi piacerà, vi farà riflettere, cercare di capire come mai così tanta gente lo osanna. È uno di quei film che, senza ombra di dubbio, riescono comunque a lasciare un segno. E poi ci sono un Ryan Gosling, un Emma Stone semplicemente meravigliosi, per non parlare della regia di Chazelle, che è qualcosa di unico. E mi raccomando, non fatevi ingannare dal fatto che si tratta di un musical, perché ve ne sta parlando bene uno che, come dico sempre, i musical li odia. Eppure La La Land l'ho amato, anche perché è un musical atipico, non ha 180.000 canzoni al suo interno, ci sono solo alcuni brani selezionati che ricorrono molto spesso, e poi parlano anche tanto per essere un musical. Per cui davvero fatevi un favore e andate a vedere La La Land a 2 euro se ancora non l'avete visto, perché sicuramente ne trarrete giovamento. Un paio di settimane fa è uscito nelle sale il nuovo film di M. Night Shyamalan, ovvero Split, con protagonista James McAvoy, che interpreta una persona con un grosso disturbo della personalità, perché in lui convivono ben 23 personalità differenti e distinte, più una 24esima misteriosa che sembra si stia per risvegliare, e saranno cazzi amari per tutti. Io vi consiglio di recuperare questo film a 2 euro, perché Shyamalan erano anni che non faceva film interessanti, a parte The Visit dello scorso anno, che a me non è piaciuto per niente, ma che è stato osannato sia dal pubblico che dalla critica, e con questo Split Shyamalan ha riconfermato il suo ritorno al thriller horror che tanto era in grado di realizzare, ed erano anni che non realizzava più. Quindi io sono rimasto allibito. È un film che costruisce una tensione incredibile, con un James McAvoy che è semplicemente da Oscar e che non è stato candidato solo perché il film è uscito dopo l'annuncio delle nomination, quindi è tranquillamente candidabile per l'anno prossimo. Però non so se questo accadrà, perché passerà un po' troppo tempo e magari la sua performance verrà oscurata da altre, magari altrettanto addirittura più meritevoli. Comunque sia, Split va visto, e c'è anche Anya Taylor-Joy come protagonista, che già è stata Thomasin in The Witch, e qui si conferma essere una grandissima attrice. Io un film di Shyamalan così bello non lo vedevo dai tempi del Sesto Senso. Secondo me è tra i suoi 3 film più belli, perché io ci metto Il Sesto Senso, Unbreakable e questo. Davvero un ritorno col botto, e porca di quella puttana che finale! Se riuscite a capire il finale, ritenetevi fortunati, perché il film acquisirà un senso tutto nuovo. E dico se riuscite, perché purtroppo è un finale che è riservato a una specifica fetta di pubblico, ma non vi dico quale. Se riuscite a trovarlo in sala, proprio lui con James Franco e Bryan Cranston, è una commedia sguaiata in stile Ti presento i miei ma sotto steroidi, che potrebbe interessarvi. Se non erro, era stato dato questo film in anteprima per il Cinema Today dello scorso mese, quindi in tanti avranno sicuramente già visto. Ho notato che hanno iniziato a smontarlo in molte sale, quindi non so quanto si trovi in giro, però
è sicuramente un film molto divertente che da vedere a 2 euro vale sicuramente la pena. Altra commedia che vi consiglio assolutamente di recuperare nel caso in cui la trovaste ancora nel vostro cinema è L'ora legale di Ficarra e Picone, scritto, diretto e interpretato dal duo comico. Racconta una storia improbabile ambientata in una Sicilia fin troppo realistica, con un fondo di amarezza che ho trovato delizioso. Non mi aspettavo che avrebbero concluso la pellicola con questo tocco di fiele che non guasta, grande critica sociale al Sud Italia, ma in generale alla nostra società furbetta e arrivista. Io sinceramente lo consiglio perché non solo fa ridere, ma in parte fa anche riflettere. Probabilmente uno dei film più impegnati socialmente del duo e per me uno dei loro migliori, per cui assolutamente da vedere. Quindi questi, secondo il mio modesto parere, sono i film più interessanti da guardare per sfruttare l'ormai morente offerta del Cinema Today di domani. So che ci sono sicuramente altri film in sala, però niente praticamente interessante. Questi senza dubbio sono i titoli più caldi con cui pensare di sfruttare l'offerta, per cui come al solito vi scrivo un commento qui sotto quali sono i film che andate a vedere o il film, perché alcuni ne guardano uno solo. La cosa mi interessa tantissimo, quindi io vi abbraccio, grazie per aver seguito fin qui, tanto bene, buona visione, non spendo troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.